Centro Ricerca Alfredo Galmozzi è un'organizzazione di volontariato che da quando è stato fondato sulla base di un mare di fotografie lasciate appunto da Alfredo Galmozzi e di documenti ha cercato di raccogliere, salvare questa memoria e poi di renderla fruibile, perché il problema è restituire alla città questa memoria. Le fasi sono state tante, scansionare le fotografie, archiviare i documenti, decine di metri lineari e poi alla fine, insomma, bisogna scegliere di rendere tutto fruibile dal web. E questo è il progetto Memoria 4.0, l'ultima fase, prima le fotografie, i documenti e adesso tutto il materiale audiovisivo organizzato per progetti. Abbiamo dovuto recuperare professionalità, un consulente, una società informatica, recuperare il lavoro dei volontari, recuperare i fondi, quindi andare alla ricerca di sponsor e vincere anche un bando, se possibile, il bando della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. Con questo grosso sostegno siamo partiti e speriamo di continuare. Sono Stefano Perulli e mi sono occupato del lavoro di organizzazione e archiviazione del materiale fotografico e audiovisivo del Centro Galmozzi di Crema. Sono stato chiamato dal responsabile del centro nel 2017 per appunto riorganizzare tutti i materiali d'archivio che il centro conservava e renderli soprattutto fruibili agli utenti che si approcciavano al sito internet e quindi c'era la necessità di informatizzare i dati e renderli disponibili a tutti. E adesso, quasi a conclusione del lavoro, io sono estremamente soddisfatto del risultato finale per tanti motivi. E forse il meno professionale è dei motivi che vi andrò a elencare adesso è quello umano. Io ho incontrato delle persone appassionate, disponibili ad imparare, estremamente corrette. Un altro aspetto è stato, e questo penso sia una cosa estremamente peculiare del Centro Galmozzi, la volontà di coinvolgere subito i collaboratori giovani nel lavoro di riorganizzazione dei materiali. Questo è un aspetto importantissimo perché indica visione del futuro e anche e soprattutto voglia di fare di partecipazione e creare delle reti partecipative di giovani che poi un domani prenderanno in eredità la gestione del centro stesso. Il centro conserva, ad ora sono state catalogate circa 7500 fotografie e quasi 750 audiovisivi. Le fotografie sono state catalogate con standard ministeriali, ovviamente adattandoli alle esigenze del centro. Non si può pretendere che una realtà come il Centro Galmozzi cataloghi come l'Istituto Centrale per il Catalogo della Documentazione di Roma, però il sistema che si è scelto di utilizzare è un sistema appunto che lavora su standard e che quindi permette le ricerche, multiricerche su più criteri di ricerca, il più banale è la risposta alle domande chi, cosa, dove e quando, e così è stato fatto anche per la parte audiovisiva, anche se a livello nazionale non c'è una vera e propria scheda di catalogo degli audiovisivi, però ci sono diversi esempi ormai consolidati negli anni dai quali abbiamo attinto per poter appunto creare una scheda di catalogo Buongiorno a tutti, io sono Elisa e presso il Centro Galmozzi mi sono occupata del processo che va dalle fotografie fisiche fino alla loro informatizzazione, per cui fino al risultato che vedete ora visibile sul nostro sito. Quando abbiamo iniziato il lavoro ci siamo trovate di fronte a una grandissima quantità di materiale poco organizzato, cioè tante fotografie sciolte, singole e altre attaccate sugli album.
Nel caso degli album è stato più semplice perché chi le aveva incollate aveva già previsto una sorta di argomento, di tema centrale dell'album stesso, per cui ci è bastato seguire, diciamo, la tematica scelta. Quando invece le fotografie erano singole, abbiamo dovuto trovare un criterio per dividerle e quello che abbiamo seguito è dividerle per argomento, per cui ci siamo occupati di tutte le fotografie che, per esempio, riguardano le fabbriche oppure che riguardano l'agricoltura, le scuole, il carnevale. Quindi abbiamo diviso tutte queste fotografie in argomenti in modo che poi la scansione potesse procedere argomento per argomento. Una volta fatto questo, è iniziato il vero e proprio processo di scansione. Non abbiamo seguito criteri particolari se non il fatto di mantenere il formato TIFF e una buona risoluzione e quando ci capitava di dover scansionare una pagina di un album, scansionare fotografia per fotografia e non la pagina intera, perché poi a ogni fotografia corrisponderà in un file Excel una descrizione corretta. Quindi il lavoro che poi successivo è stato quello di, come vi dicevo, scansionare e realizzare un file Excel. Per fare questo io non ho mai proceduto da sola, questo perché è un lavoro molto lungo e avendo una grande quantità di materiale per poterlo svolgere in tempi consoni, lavorare da sola non era possibile, invece se avessi avuto una grande quantità di tempo a disposizione, allora in quel caso sì, sarebbe potuto fare. Questo perché il dover continuamente gestire lo scanner e anche il file Excel mi risultava molto complesso, quindi una persona si è sempre occupata della scansione, posizionare la fotografia, sistemare i parametri dello scanner e effettuare la scansione vera e propria, e invece l'altra persona rimaneva di fronte al computer e si occupava di compilare il file Excel. Quindi per compilare questo file l'unica cosa che abbiamo fatto è stata rivolgerci a esperti in catalogazione e a una società informatica che ci consegnasse insomma i criteri corretti per una buona catalogazione, per cui anche le sigle corrispondenti che poi andranno riportate all'interno delle schede fotografiche, le schede F. In questo file Excel è presente innanzitutto il nome della fotografia. Abbiamo abbinato a ogni fotografia una sigla e un numero. All'interno di questo file sono presenti tutte le caratteristiche intrinseche della fotografia, per cui chi è all'interno della fotografia, che cosa la fotografia rappresenta, una sorta insomma di descrizione. Quando e dove è stata scattata, il materiale, le sue misure, eventuali annotazioni, per esempio chi l'ha scattata, se lo sappiamo, lo studio fotografico che l'ha sviluppata, oppure notizie che il catalogatore vuole aggiungere quando scopre qualcosa dei personaggi presenti all'interno della fotografia stessa. Quindi appunto i criteri, le uniche cose che mi sento di consigliare è quella di non procedere da soli se non si ha a disposizione una grande quantità di tempo, perché il lavoro è molto lungo, e di cercare di essere il più precisi possibili nella compilazione, proprio perché poi faciliterà l'inserimento di queste informazioni all'interno delle schede F. Cercare di rispettare tutti i criteri corretti, per cui spazio al posto giusto, nomi e cognomi al posto giusto, e per fare questo abbiamo seguito le indicazioni dei nostri esperti e appunto cercare di essere più precisi possibile. Questo renderà il lavoro più semplice, più veloce e anche più efficace, perché ovviamente il risultato sarà migliore. Una volta eseguito tutto questo, l'unica cosa che rimane di fare è convertire le fotografie in TIFF in JPEG, perché il sistema non supporta una fotografia pesante come quella in TIFF. È tutto qui, vi ringrazio per avermi ascoltata. Ciao a tutti, io sono Anna e mi sono occupata dell'archiviazione degli audiovisivi. Personalmente avevo già fatto qualche progetto di archiviazione e catalogazione con altri enti, ma mai sui video. Quindi partendo, diciamo, da competenze personali come l'archiviazione, la catalogazione, la valorizzazione, insieme al mio collaboratore Alessandro, invece esperto, diciamo, di comunicazione e web editing, abbiamo cercato di creare una figura professionale nuova, quella del data entry, diciamo, letteralmente in italiano, inserimento di dati in un sistema informatico. Quindi abbiamo inserito questi dati dei file, dei video, nel nostro sito. Allora, partiamo dall'inizio. Il nostro lavoro si è svolto in varie fasi. All'inizio il problema è stato quello di riuscire a orientarsi
perché la mole di dati era immensa, per giunta su formati diversi, mini DVD, DVD, CD, file, quindi dovevamo cercare di uniformarli tutti. Allora, la prima cosa è stata quella di riversare questi i mini DV perché erano poco accessibili. Siccome era un lavoro lungo, ci siamo affiancati a questa azienda milanese specializzata, quindi questa azienda ha riversato i file. Poi abbiamo catalogato tutti questi file, quindi gli abbiamo dato una segnatura per riconoscerli, una segnatura specifica che ci ha insegnato questo esperto come fare. Poi abbiamo creato proprio banalmente un file Excel dove abbiamo inserito tutti questi video con la segnatura e poi abbiamo aggiunto un sacco di dati, quindi non so, il luogo della ripresa, la data della ripresa, chi ha ripreso, quindi magari se è un'intervista, l'intervistatore, la durata del file, eccetera, 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 così da avere un quadro completo, avere tutte le informazioni riferite al mio video. Poi li abbiamo salvati su memorie esterne dedicate, quindi ogni progetto ha una sua memoria esterna dove all'interno delle varie cartelle troviamo proprio il nome del file che è la segnatura che abbiamo dato prima. Poi questi file sono stati inseriti appunto nel nostro sito. Quindi praticamente nel sito si trova archivio fotografico e archivio audiovisivi. L'archivio audiovisivi è diviso in progetti. Ogni progetto quindi è a sé, si può cliccare e poi si entra nel progetto e si vedono la divisione in montaggi e interviste. I montaggi sono quelli che creano i collaboratori del Centro Galmozzi, le interviste sono interviste proprio riprese dal vivo. Abbiamo adottato questa divisione per, diciamo, facilitare. Quando si apre ogni singolo video, ogni singola scheda, diciamo, trovate tutte le informazioni che abbiamo riportato dalla pagina Excel, dal documento Excel, dentro il nostro sito. Gli argomenti sono vari, ovviamente riferiti più che altro a Crema e ai dintorni di Crema. Però pensiamo che possano essere utili per tutti, per le persone che vogliono fare una ricerca, anche per le scuole, assolutamente. E ci sono vari argomenti, dal carnevale alle donne, a che ne so, l'agricoltura cremasca, i partigiani, il 25 aprile, eccetera, eccetera. E speriamo di aver fatto, insomma, un buon lavoro e sia utile soprattutto. Noi comunque ci siamo divertite, è stata una bella esperienza, quindi grazie a tutti, grazie al Centro Galmozzi. La grande disponibilità del personale interno al centro, la volontà di coinvolgere i giovani, il fatto di aver voluto fin da subito operare su standard, anche con le difficoltà nel relazionarsi appunto a dei linguaggi così anche complessi come potevano essere, come sono quelli di catalogazione, penso che siano le cose principali da annotare di questi 4 anni intensi, 4-5 anni intensi di lavoro. C'è stato sempre uno scambio reciproco, un'ottima collaborazione anche con la società informatica che gestisce il software di catalogazione, per tentare di mediare tra, diciamo, la necessità di fare un lavoro scientifico che è stato fatto il più possibile e anche però di rendere totalmente fruibili questi materiali alla popolazione, a chi frequenta il Centro Galmozzi. E quindi direi un'esperienza estremamente proficua, ripeto, estremamente collaborativa da parte di tutti, che io spero e sono sicuro che continuerà anche nei prossimi anni, acquisendo altri archivi, altri materiali. Ormai c'è un gruppo consolidato, diciamo, misto tra generazioni più mature, giovani generazioni che magari hanno più dimestichezza con gli strumenti tecnologici e informatici, ma che però hanno sempre bisogno comunque del supporto e del confronto con, diciamo, le persone che hanno contribuito a fondare il Centro Galmozzi, a partecipare, insomma, fin da subito alle sue attività e che nel corso degli anni hanno raccolto tutti i materiali di cui adesso noi possiamo disporre.
Quindi direi veramente un plauso anche alla volontà da parte del Centro Alfredo Galmozzi di investire economicamente in questo progetto, che è stato un progetto pluriennale che ha anche, diciamo, impegnato diverse risorse economiche. In questi tempi, come tutti potete immaginare, non è semplice poter attingere a dei fondi per progetti di questo tipo, però diciamo, la rete territoriale che sono riusciti a creare, anche la credibilità che il Centro Galmozzi è riuscito a creare in questi anni, penso abbia aiutato, e mi auguro che questo progetto contribuisca ad aumentare ancora di più il peso che questo centro culturale ha sul territorio cremasco e non solo. Ringrazio ancora tutti e spero che questa breve registrazione che sono costretto a fare in questo periodo così, insomma, infausto per il nostro paese, possa magari riprodursi in un'altra occasione di persona in cui finalmente possa ringraziare tutti personalmente dell'opportunità che mi è stata concessa. Grazie a tutti.